Ci siamo? No, perché io non so mai quando inizia realmente. Ok, in che episodio siamo? Al quarto episodio di Un'estate al Mame. Ari, benvenuti e benvenute. Sono stato un po' indaffarato ultimamente, infatti la settimana scorsa abbiamo avuto un episodio di meno, perché poi anche aspettavo il sabato o la domenica per fare l'episodio a 4, ma i miei amici mi hanno solato nuovamente. Speriamo questo weekend. Ma io lo faccio mica, insomma, di mattina easy, dopo si va al mare, appunto da un'estate al mame e poi si va al mare. E che giochiamo, come vedete, dal Basel, bellissimo, ma non giocheremo con questo Basel perché è scomodissimo, poi voi non vedete un cavolo e neanche io. Giochiamo a In The Hunt, che è sempre della Irem, o Irem, mai dico Irem, non so perché, di cui avevamo già visto all'inizio di questa stagione Undercover Cops, e come vi dicevo, molti dipendenti della Irem sono andati poi all'SNK. Questo in giapponese, infatti, mi piace un sacco. Aspetta, che ho un appunto qui. Come si chiama In The Hunt in giapponese? Kaitei Dai Senso, che non so cosa voglia dire. Sì, siamo nel 93, è uscito anche per Saturn e PlayStation 1, addirittura Windows, ma forse perché in una collection, se non sbaglio. Vabbè. Vi leggo la storia brevemente, che non l'ho mai saputa ed è interessante. Guideremo sicuramente un sottomarino con un arcade stick, e non è nessun riferimento a cose successe ultimamente. Praticamente l'organizzazione criminale DAS, che sarebbe Dark Anarchy Society, utilizza apparecchi sofisticatissimi per sciogliere le calotte polari e dominare così su una terra ridotta alla desolazione. Qua vi cito proprio Wikipedia perché non la sapevo, eh. Dopo aver appreso l'esistenza di una nuova arma super, eccetera, eccetera, che si chiama Yugusukure, alcuni gruppi di resistenza, in questo caso noi, elaborano segretamente un piano inviando l'equipaggiato sottomarino aspetta, Guranvia, e la cui missione è quella di raggiungere il quartier generale e, indovinate un po', sconfiggere i malvagi e buonanotte suonatori. Perfetto. Abbiamo già detto che molti andranno all'SNK, è riscritto pure su Wikipedia perché tanto mica vi dico le cazzate. E adesso let's go, andiamo a giocare In The Hunt, così vi faccio vedere anche il cambio di Basel, che se non ci si capisce niente. Allora, torniamo sul Mame prima di fare un macello. Già 2 minuti è troppo. Allora, prima di togliere la pausa vi faccio vedere, andate su Video Option e se avete messo i Basel su... Vi voglio far vedere questo a sto punto anche. Se l'avete messi su Artwork, li troverete su Video Option e Screen. E noi usiamo quello normale, che sarebbe questo. E voilà, tolgo la pausa. Tutto normale, per chi non conosce, questo è il classico ROM check. RAM ok, ROM ok. Spero che voi sentiate bene. Kaitei Dai Senso. No, poi questa è la versione Word. Scusate, ogni tanto c'ho così che ho fatto la doccia, cioè i capelli non ci vedo una mazza. Perfetto, fai di qualche demo, se no inserisco il credito e giochiamo. C'è qualcos'altro da dire che non sapevo? Oh, joystick 8 direzioni, 2 pulsanti, sì, perché con un tasto siluriamo in avanti, con l'altro spariamo verso l'alto, poi sulla superficie l'attacco cambia, come potete vedere, si può giocare in due. Animazioni e esplosioni simili a Metal Slug per il precedente motivo che vi ho detto, e let's go. Bello il sonar così, let's go. Quindi stage 1, the South Pole. Ok. Urgent Commando, force your way into the IS base immediately and destroy their system before it's too late. Infatti vedi, stanno sciogliendo veramente le calotte, come dicevamo. Vedi, se io sparo in alto, vabbè, posso, in verità sganciavo anche delle mine di profondità. Vedi, se io vado sopra e sulla superficie, questi siluri, perché non sono missili, diventano delle mitragliette per colpire gli aerei. Poi ci sono questo tipo di bonus che adesso non mi dico. Questo faceva esplodere tutto, vero? Perfetto. Sì, adesso ho i siluri verso l'alto potenziati. Ma questi sono dei bonus o che altro? Ok. Allora, non mi ricordo nulla, sono tipo... Oh, da quando ero piccolo che non ci gioco, eh. Scherzo,
scassiamo questo. Oh, il cozio, vedi? Mi sono dato la zappa sui piedi. Poi c'è missili a ricerca, così gli elicotteri non ce ne frega. Oh, 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 fammi passare. Non posso passare. Via, 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 via. Dai, mi ha preso l'ultimo. Poi la volevo sconfiggere quella storia lì. Guarda quanto veramente qua è molto Metal Slug, quella palette lì del cannoncino. Dai, sono un idiota. Voglio farlo il più performante possibile, ma già ho buttato via un credito. Dai, dai, voglio... Eh sì, pure gli aerei, ok. Ah, belle le mine. Ah, ok, questo qui sgancia delle mine col palloncino e se sono in superficie direziono io la mitragliatrice, bellissimo. Dai, l'ho colpito. Ancora sto digerendo, ho mangiato un'insalata di riso veramente buona, fatta da me chiaramente. Allora, no, volevo dire che comandare questo, cioè alla fine è uno shot em up, cioè io non lo volevo dire, cioè non voglio insultare la vostra intelligenza, ma avete visto che è uno shot em up a scorrimento, però qua siamo sull'estate al mare, al mame, bisogna essere precisi. Dato l'episodio scorso ho detto benvenuti a un'estate al mare, ma cosa siamo veramente? Cioè neanche i miei scherzetti riesco a ricordare, ok. Queste mine non sono quelle peligrose, perfetto. Prendiamo i bonus, perché non so cosa siano. La superficie è un ottimo punto. Ma che bello quello, lo sprite dell'aereo, fantastico. Se io sto qui, vada, devo fa... No, non posso più. Mamma mia, per fortuna è stato distrutto. Ok, ora sono più calmo, devo distruggere prima questi, ho capito, però questo come faccio a passare? Guarda che roba! Ma come si fa legalmente queste pezze? Ah no, non mi colpiva, non so perché. Dai, c'avevo il mega siluro! Comunque il segreto è spammare in ogni direzione, qualcuno prenderai. Ah, me lo ricordo questo. Orco 2, la mina. Volevo farvi vedere questo effetto finto 3D del countdown, molto figo. Dai, subito così, proprio l'infamata. E dai. Comunque sì, dicevamo anche esplosioni molto similari, oltre che a Metal Slug, anche a Undercover Cops, no? Questo effetto un po' fumoso, no? Guarda che roba! Ah vabbè, poi quello frizza ma non uccide. Sforza ma non prende, ecco. Non prende ma sforza. Già tre crediti... Voilà. Finiti così. Ecco, quella lì, quella solo le sfere leggermente rossastre, le mine subacquee leggermente rossastre, lanciano poi gli spini. Si sente bene? Spero di sì. Ah, non c'ho la chat, ecco cosa manca, la chat. Adesso quando ci sarà un attimo un po' di pausa, andrò tipo adesso. Ok. E giustamente anche loro attaccano in ogni direzione. Io passo sopra così. Dai. Volevo dire una cosa. Ah, ci sono già dei commenti che non riesco a leggere. Ah, c'è un saluto di Tommy. Bella Tommy. Mi pare di averne letto un altro. Aspetta.
Questo è il boss mecha design incredibile. Questo è bello perché lui, ecco, perché c'è quel minion. Il trucco è stare qua in mezzo, che se lui si arpiona con i suoi strumenti, appunto. Però se tu rimani a bordo schermo, e ci mancherebbe, se no era inschivabile, rimani invulnerabile. Quindi se la volete fare no damage, fate come, non fate come faccio io, perché adesso morirò. Vabbè, comunque quando fai i cannoni questi, guarda, gli puoi colpire i suoi stessi siluri che tornano indietro, ma non è che gli facciano chissà che. Si sente al top. Bella, Simo. A posto, sì. Allora, ok, qua fa vedere, esatto, il sottomarino Granbia viene marchiato come fosse le tacchette di ogni uccisione che fa dei veicoli avversari. Ah, bella la città subacquea, questo è uno stage molto figo. Allora, perché anche se siamo sott'acqua, comunque c'è abbastanza varietà. Io perché ultimamente ho abbassato parecchio il gioco, però comunque si sente perché è un gioco abbastanza casinista. Poi ci sono alcuni che in base all'emulazione si sentono più o meno. Oh, go 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 go, dai, oh, questo è arduo, eh. Oh, vabbè, gli passo sopra e lo bombardo, no? Sì, però ce ne sono una marea. Ho sfruttato un attimo l'invulnerabilità momentanea per... Questo ci dà qualcosa, sì? Mamma mia, via, 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 via. Perché lui sparava anche dall'alto, giustamente. Poi tipo un enigma, c'è anche su Metal Slug un pezzo similare. No, qua? Era proprio, il gap era veramente piccolo. Vabbè, approfitto dello scudo per rubarne un po'. Oppla! No, bellissimi. Stavo a dire i taco in giapponese, no? Come si chiama? I robot octopus, polpi, i mecha taco lì, bellissimi, sembrano quelli di, cos'è, Armored Warrior, bellissimo, quello l'abbiamo giocato poi, sì. Comunque stanno, io giocavo parecchi giochi della Irem, che volevo fare anche vigilante, no, perché l'ho visto ieri fatto da un altro ragazzo che ha un format simile al mio, che si chiama My World. Lui è molto più bravo di me. Lui magari spiega di meno il gioco, ma gioca è nettamente superiore. Ecco, è bellissimo, questo è il miglior sprite del gioco. Porco zio, ma qua dove devo andare? Devo sbrigare tutto qua. Infatti mi ricordavo qua. Qui, boh, aspetta, è proprio nel momento più... Dai, Cribbio. Cristo, si può dire Cristo, sì. Allora, questi li bombardo da sopra. Guardali, guardali. No, questi... Ah, sono multidirezionali, eh. Ma io vado qui. Via, 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 via. Ah no, è vero, qua dovevi sparare su e andavi su e ti uscivi da qua, fighissimo. Intanto volevo controllare un attimo la chat. Perfetto. Gestione streaming. Ok, no, è così. No,
fa così si vede abbastanza bene. Ok. Non mi ricordo se puoi morire. Ah no, andando addosso agli ostacoli, ma io andavo tutto preciso. No, bellissimo lo stadio. Ah, infatti c'è il boss. Soundtrack pazzesca questa. No, cosa mi ha colpito? No, 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 no. E qua invece devo fare al contrario, bellissimo. Devo prendere il bonus da sto tizio. Sono un po' incastrato, però se io bombardo qui. No. E adesso? Ah beh, vedi, non ci può arrivare al limite, se no, vabbè, mi ha colpito lo stesso, però per un mio errore, se no è cavolo. Dai, 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 vai giù! Dai, bene, 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 bene. Vedi come caricano più veloci sti lui, perché appena c'è il solito trucco che siccome non li puoi sparare tanto veloce, però se appena si distrugge lo sparo appena sparato, poi per motivi di hardware puoi già risparare uno nuovo, quindi è più veloce se sei attaccato, come succedeva, non so, mio fratello me lo faceva vedere su Ghost and Goblin, che se tu spari al bordo dello schermo li spara più veloci i coltelli. Tipo anche qua, vedi, spara a manetta perché ce ne può essere solo un numero limitato nello schermo. Oh, questa è la posizione top perché riesco a colpire. Perfetto, adesso cosa fa da solo? Niente. Secondo timbro per il nostro sottomarino. Bam, perfetto. I stage sono 5 se non sbaglio. Chi c'è adesso? Ah, questo ho letto prima su Wikipedia, non mi ricordavo. Dovrebbe essere l'unico stage dove... Oh, 27 giugno, cos'è oggi? No, era ieri. Quasi canonico. No, che belle nuvole, io non le so fa così, eh. Queste le copierò, no, le pertenetterò come reference per la prossima pixelare. Oh, finalmente, vedi, questo che volevo. Questo è... Questo è dove lavora un amico mio e sono le cose della Saipan praticamente, no? Le stazioni petrolifere. Cioè lui non è che lavora lì, disegna alcune cose, può essere che quelle gru le ha disegnate lui col CAD, sicuramente. Anche un po' falconare, cioè il vibe, falconare la vibes c'è sempre un po', eh. Quelle ciminiere. Dai, oh, madosca, questo mi stava a fregare. Ah, oh, oddio. Tanto mi piace quanto ballonzola sto sottomarino. È uno sprite bellissimo questo qui, del Grandi. Ho scoperto oggi si chiama Grandi. Missile a ricerca, quindi qua non ci frega più nulla. Ma robotino, bellissimo. No, no, no. Sì, dicevo, giochi Irem e giochi Taito, perché Taito fa 70 anni, ho scoperto. Quest'anno, quindi mi serve un traduttore di giapponese se vuole venire ospite, perché dobbiamo giocare a un giocone uscito solo per il mercato nipponico. Ho già una mezza idea di chi invitare, ma ci penso. Vado, questo anche qua, Metal Slug vibes a rotella, anche come si sbregano le robe, va, bellissimo, che roba qua nel fiume, con gli schianto fuori. E qua tocca fare un po', cerco di concentrarmi un attimo, tocca fare tutto di fila perché, ok, guarda come ballonzola, dai 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 dai, oh! Mamma mia, strano che non mi ha colpito, cioè ho visto lo sprite palesemente colpire la hitbox, ma... Ok, cioè abbiamo questa che non so, preferisco lo sparo normale quasi qua. Eh sì, ma cazzo, mi hanno lanciato un siluro grande come una casa.
perché una volta impattati non hanno più hitbox, cioè tipo adesso. Ah no, invece fa male un. Ecco, fa male come? E cosa devo spaccare? Ah no, c'è il supporto del ponte. Che stolto. Allora, oh, tre spettatori. Ah, io sono contento che oggi siete riusciti un po' a seguire. Ricordo che la puntata va vista, cioè può essere vista, no, va vista, può essere vista in differita il giorno dopo, tipo la carico, perché tanto tutta la notte deve renderizzare il video, no? Deve caricarlo su YouTube. Io non faccio mai le call to action, però i commenti, se non volete mettere like, un commentino anche stupido fa girare più il video. Non qua, ma su YouTube dico. Anche qua non fa cosa. Non fa schifo, ecco. Oh, che succede? Oh, calmi, eh. Non ho fatto niente. Ma io qui come. Oh. Mine che vanno giù anche, ovviamente, se no è giusto ci sono. Sì, ma io dove vado? Ok, sempre al limite. Dai, non ho fatto in tempo. Ah, vedo i missili a ricerca. Ecco, da qua sto più comodo. Dai. Vabbè, dai, finché non fa niente di che. Qua devo andare giù, però. Però mi colpisce sempre quella perché non la riesco a intercettare con. Ok. Ok. Ah no, dopo c'è il livello che vai per forza sempre dritto. È piovuto un missile, si sì, odio, buono. Ecco, Deep Dark Sea. Questo dovrebbe essere l'unico livello che ha scorrimento e non posso controllare. Ah no, invece no, perché sta fermo. Allora che livello era? Forse l'ultimo? Perché io posso decidere se avanzare. Vedi, avanza lo schermo solo se decido io. Sto diventa guercio per vedere dove è uno sprazzo per uscire. Ostia. Bella la lucetta, bella, non la ricordavo. Qua faccio un po' veloce perché. Oh, cosa mi ha colpito? Ah, perché quelle bolle non infliggono, però l'aria calda mi spingeva un po' in alto. Se, vabbè, adesso non lo faccio vedere perché è abbastanza rischioso. Poi cosa c'è? Non si andassi giù? Ma, ecco. Non capisco se potevo cambiare direzione. E vabbè. Ma quando posso passare? Mai praticamente. Vado da laggiù. Ma sto Mac è bellissimo. 2 pixel per raccontare un Mac.
Secondo me i più belli sono i polpi. Bellissimo lui. Ho capito però. No, è troppo veloce. Posso? Sì. No, un altro adesso, così. Ah, è solo di passaggio. Guarda come gli sgancio le bombette. No, 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 basta. No, quelle al grappolo non me le ricordavo, un po' effetto shotgun. Vabbè. Qui la Dark Anarchy Society c'ha dei bei veicoletti, guarda che roba. Sono cambiati rispetto all'inizio del gioco. Qua ci stiamo avvicinando al clou. Guarda che roba. Noi, porca miseria, non ho visto un. Ho messo due crediti sulla sfiducia come al solito. Mamma mia, cosa ho schivato, e pareva. Oh, c'ho i silurozzi. Ecco, ho capito però. Vabbè, ma sono bloccato qui, se mi smette, aspetta, No, cosa mi ha preso? Ah, perché ogni tanto sbuca una roccia lì, però è ingiocabile così. Questo chissà se qualcuno l'ha mai finito. Ho capito, devo stare in mezzo alle teste e schivare ogni tanto avanti e indietro le roccine, però è incredibile. Cioè devo stare. Vabbè, non è una prova così. Ci ho provato. Cioè il trucco era qui, che tu con il siluro spacchi la roccia che arriva qua. Lui ballonzola un po' il sottomarino, ma dovresti essere sta sicuro. Ogni tanto dai una siluata sotto. No, lì non ci aveva mai sparato con lo sparo così. Qui ci sono anche mostri marini, oltre in questa ambientazione. L'ultimo livello, mi sa. Uno al mese ne fa. Quindi è questa l'arma finale. Thank you.
quello che ci nascondeva la Dark Anarchy Society. Guarda, anche l'occhio dietro, quindi potrebbero essere delle rovine che hanno scoperto. Adesso la lore ve l'ho già detta, quindi sto solo facendo delle ipotesi, Sembra una cosa di molto più antico di quella società. Loro volevano risvegliare questo per fare i grossi danni. Cosa mi ha colpito? No, ti giuro non l'ho visto. Ah, forse alcuni. No, le rocce non mi fanno niente. No, pare Dig Dug. Via. No, io sto qui che mi frega. Ecco, infatti. Però a lui non gli faccio niente, se non sbaglio. Devo solo fuggire e dopo succede cosa. Succedono cose. Capito, ma dove vado lì? Ah, devo colpirle io, se no non vanno giù. Meccanica poi ripresa, tipo l'alieni su Metal Slug 3, tipo. Che devi colpire quelle robe. Vabbè, questa volta per offendere, però vanno giù alla stessa maniera, colpendole. Altre rocce, please. Ah, beh, no, devo continuare a colpire io così, ah, beh. No, però questo non lo ricordavo. No, pensavo di entrarci, sinceramente. Dietro cos'è un cavaliere, un'altra statua. Sembra una roba molto di Zelda qua. Sembrava, finito, invece no. C'è l'ultimo. Infatti. Mi pareva strano fosse l'ultimo. Let's go. Dai. Questa sembra la stessa formazione del primo livello che arriva a questo. Capito, ma dove fuggo? Oh, andata benissimo. Perché comunque, anche se lo spazio era inferiore alla grandezza dello sprite del sottomarino, c'è una hitbox interna, che sennò era improbabile schivare la roba. Dai, mi pensavo che quella non esplodesse in quella maniera. Ok, respirazione della concentrazione e vai.
Dai. Non mi so proprio accorto. Aspetta. Sposto un attimo il microfono, vado più avanti, che sennò mi stavo tutto stretto, mi fa male dopo la spalla, devo sta comodo. Spero si sente uguale, sì, tanto è il microfono nuovo. Ho capito, ma quanti siete? Non bisogna sparare questo. Ok. Niente, ho provato a schivarli uno a un'altezza e no, vedi, sempre così. Vabbè, approfittiamo, andiamo un po' più avanti. Troppo vicini, tutti appiccicati, porca miseria. Qua io non sparo niente. Dai. Qua è un miracolo che sto vivendo. Questo rallentamento mi ha aiutato, attenzione. Mamma mia. Questo calo di frame. Tipo devo salire. Dai, perché non c'è spazio proprio. Si incrociano gli occhi, oh. Guarda che roba. Aiuto. Incredibile, basta. Ho finito le energie per oggi. No, e dopo ci sarà il mega boss finale, voglia. Oh, belli questi. Vedete quanto smugino con l'arcade stick, ma fa parte dell'esperienza, eh. Io voglio che si senta bene, porca miseria. Sto facendo una bella performance sto pezzo, ma niente, basta. Ma io non ho capito, qua ci posso rimanere in mezzo, no? Perfetto. Però dopo qui come fai? No, qua ho fatto io kamikaze. Oh, ok. Questo è il pezzo che vi dicevo che non posso controllare la direzione, ma va avanti in automatico. Ma qua bisogna solo resistere, mi pare. Das, adesso non voglio leggere, però questa dovrebbe essere la famosa arma segreta, no? Mamma mia, mi sembra che su Thunder Force 4 quando devi far passare quell'astronave gigante, bellissimo. Adesso però devo sparare, cioè mi manda contro letteralmente i sottomarini.
se io tipo andassi sopra a bombardarlo qui, tipo. Ah no, perché siamo in corsa e le mine sono troppo lente, vanno all'indietro. Ok. Dai. Giù qua non ce la faccio, invece sì. C'è sempre uno spiraglio tipo qui, no? Non è vero. Posso credere? Sì, ma è proprio in più. Aspetta, devo approfittare qua per sbrogarlo così un po', ecco. Dell'invulnerabilità. Wow, guarda come ondeggia, vai. Questo è come prima, ma più difficile perché i missili sono, se non sbaglio, indistruttibili. E vanno e possono e non mi danno la zona safe. No, niente, dopo. Faccio un po' il trucchetto che spacca e sbrego qui. Ma questo lo posso fare? Questo si faceva in verità, perché i missili sono più veloci. E lì ero praticamente invulnerabile. Provare per credere. Di nuovo le mine rosse. Mamma mia. Scusate, faccio un po' di speed run futticchiata. Oh, ok, passiamo al sole. Ok, un attimo. Allora, io non li vedo, eh. No, stavolta ci arrivava in fondo. Mi sono voluto fidare. Dire che io devo colpire quel coso nel frattempo, perché ok, no, infatti in pari è troppo futticchioso, però l'importante è stare fermi qua. Adesso torna, non ho fatto in tempo. Però l'idea c'era, l'idea c'era. Qua posizioni top, guarda che roba. Dai, di più, di più, di più, di più, di più, di più, muori bastardo. Ok, via, perché sondeggia. Eccolo, non sono riuscito a tornare alla posizione neutra dove non mi colpisce. Perfetto. Bellissimo. With the furious explosion, the DS plot to rule the world was completely destroyed. Grazie al nostro grambia. Mi piace il gradiente sia dell'esplosione che dell'acqua. Kaitei Daisenso si chiamavano, ideanti in giapponese. Ebbene, abbiamo finito anche questo episodio. Ricordiamo, ideante Irem 1993,
dove, questo l'ho ripetuto 100.000 volte, dove una volta chiusa molti sono andati a lavorare per SNK, quindi Metal Slug, e qui la similitudine di sprite, di effetti, anche l'acqua, tutto dopo è stato un po' ripreso. Musiche di chi sono? Non lo so, di qualcuno che si conosce. No, quello che sei, Grandia distrutto, alla fine non ho fatto in tempo. Non c'è dato sapere. Voi avete visto, vi lascio a voi l'interpretazione. Comunque grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. E potete recuperare l'episodio in differita chiaramente su YouTube. Aspetta, voglio finire con questo qua. No, voglio far vedere come si vedeva, se no così. Aspetta, ecco, così si vedeva. Perfetto. E sì, recuperate l'episodio su YouTube, mi raccomando, che mi fa molto comodo. Certo, io non lo faccio per soldi, mi piacerebbe comunque raccontare queste storie a più persone, quindi su YouTube con il like e il commento, sapete, cioè non ve lo devo dire io, lo mandate nel minestrone totale dell'algoritmo. E su Twitch ci vediamo domani o dopodomani, sempre a quest'ora, adesso dipende, oggi perché ho cucinato tardi, ho fatto esercizi, ho fatto un sacco di roba oggi. E adesso devo finire altri lavori e devo andare via, perfetto. E ci vediamo alla prossima, allora, grazie di tutto e buona buona. Termina streaming, yes sir. Buona Tom.